di Giuseppe Cruciani, un film pornografico in radio, capito? Alle 8 di sera la danno. Io intervengo tutte le sere, l'ho detto in tutti i modi. È una roba da denunciare. Io l'ho già segnalato alla GCOM. Perché parla di prostituzione, di vagina, di squirting. Cioè, è una roba che non esiste, capito? Cioè, proprio viola il diritto dei minori. No, io ho chiamato voi perché voglio che qualcuno metta in radio ste robe. Io gliel'ho detto nella faccia, ci sono le registrazioni, io gliel'ho detto, voglio farti una campagna stampa. E siccome che la CICOM l'ho già contattata, ma non ho ricevuto risposta, ma so già che qualcuno si è mosso comunque, vi sto facendo una campagna stampa, ho contattato tutti gli organi, gli organi televisivi, gli organi radiofonici, tutti i mezzi stampa, capito? Perché se voi fate una trasmissione e lo dite pubblicamente, le cose cambiano, hai capito cosa ti voglio dire? Cioè uno deve dirlo pubblicamente, deve fargli una campagna stampa contro. Perché sennò le cose non cambiano, lui continuerà sempre. Cioè quella trasmissione lì va sospesa. È una trasmissione pericolosa. Ti dico, io ho chiamato anche Radio Popolare, ho chiamato tutte le radio, ma ti dico che lui mi chiama lui a me, Marco da Bologna, mi ha chiamato 5 volte. Io ho detto, devi chiuderla, non puoi parlare di ste robe in diretta radiofonica con i bambini che ascoltano, qua ci sono di mezzo dei minori. Hai capito cosa ti voglio? Ci sono di mezzo dei minori, i bambini ascoltano ste robe, ma è una roba assurda. Ma è una roba che non esiste. Capito cosa ti voglio dire? Non puoi parlare, cioè, è come se tu in Rai 1 vedi un film porno al posto del TG1, ma è una roba che non esiste in un paese civile. Cioè, io mi meraviglio che gli organi non siano mai intervenuti, ma adesso ho notato che hanno messo la scritta vietata ai minori. Ma è una cosa che non esiste, è una mancanza di rispetto, capito cosa ti voglio dire? È una mancanza di rispetto. Io, verso i bambini, io sto facendo una campagna di sensibilizzazione. Hai capito? Cioè, se mi vuoi far intervenire in diretta lì dalla tua radio, glielo dico, non so se si può intervenire, non so se si può.